l'occasione per incontrarsi nuovamente, confrontarsi sulle tematiche di maggiore interesse e attualità, guardare assieme alle sfide all'orizzonte, dal PNRR alla transizione ecologica, al ruolo stesso della categoria, alle novità normative, folta la partecipazione l'8 giugno scorso all'Assemblea Generale degli Iscritti dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Belluno, ospitata a Cavarzano. Siamo qui oggi per l'Assemblea Generale degli Iscritti, che si svolge annualmente, finalmente in presenza, con meno restrizioni rispetto agli anni passati, che invece vedeva ancora qualche restrizione dovuta al Covid. Finalmente oggi riusciamo a fare anche un movimento conviviale e a riprendere un po' i rapporti umani interrotti negli ultimi anni. L'ordine è stato prima collegio, ordine da qualche anno, è stato istituito nel lontano 1946 con punte di un migliaio di iscritti attorno agli anni 90, ad oggi siamo in 652 iscritti. Come si fa ad accedere all'ordine dei periti industriali? A seguito di un diploma di maturità conseguito presso un istituto tecnico industriale. Ricordo che in provincia ci sono 4 istituti, quello del comune di Belluno, il Segato principale, poi abbiamo un istituto a Pieve di Cadore, uno ad Agordo e uno a Feltre. A margine di questo diploma di maturità va conseguito un tirocinio presso uno studio tecnico, un'azienda di 18 mesi. Con questi 18 mesi riconosciuti tramite l'ordine si può accedere all'esame di Stato e intraprendere la libera professione. Qui in provincia di Belluno la specializzazione naturalmente si opera nell'ambito delle specializzazioni su cui abbiamo studiato appunto nella scuola superiore. Sappiamo che l'IT infatti è fatto di 2 anni di biennio comune per tutti i ragazzi e un triennio di specializzazione nelle materie che più si aggradano. Quindi a margine dell'esame di abilitazione nella propria materia si può intraprendere la libera professione. Qui a Belluno abbiamo tanti periti edili, molti anche periti elettrotecnici e termotecnici e poi qualche numero esiguo sulla chimica e sull'industria mineraria. Cosa fanno i periti industriali? Si occupano di direzione lavori, di progettazione, di consulenze, sempre di più il lavoro specifico e quindi la conoscenza di determinati ambiti viene richiesta dal privato cittadino, dalle imprese. Al giorno d'oggi non si può essere tuttologi, ma bisogna lavorare in squadra, ognuno con le proprie competenze, e per cui la nostra figura talmente specializzata nei propri ambiti è davvero molto richiesta. Strategico inoltre il ruolo della formazione e l'attività stessa che l'ordine promuove con un occhio rivolto anche al mondo esterno. Il 2024 sarà l'ultimo anno in cui si può accedere all'ordine con il diploma di maturità. Dal 2025 infatti sarà necessaria la laurea triennale, quindi invitiamo tutti a prendere informazioni, chi avesse conseguito il diploma e volesse provare a intraprendere questa carriera, di mettersi in contatto con con la nostra segreteria dell'Ordine dei Periti Industriali Belluno, che è a disposizione per fornirvi qualsiasi informazione. Professionisti le cui attività spaziano su molteplici ambiti in un'evoluzione costante in linea con le esigenze della società. Belluno Tecnologia nasce nel 1992 addirittura per una di quelle idee fantastiche, nel senso che anticipano i tempi, nel senso che si è occupata da subito della formazione. Allora non era così obbligatoria, mentre poi successivamente è diventata indispensabile, non solamente obbligatoria. Nasce all'interno dell'Ordine dei Periti perché è un organo più dinamico, più facilmente spendibile e utilizzabile nelle varie forme a cui può essere necessario. Per esempio, non so, vogliamo fare un'attività importante, secondo me, che è quella sociale, che è organizzare una gita, rientra fra gli scopi che ha Belluno Tecnologia. Di cosa si occupa quindi? Principalmente di formazione, però anche di attività, diciamo, che possono ricondurre i vari enti professionali a dei momenti d'unione proprio per sviluppare, per approfondire aspetti relativi tecnici, relativi al momento storico nel quale stiamo vivendo. Per esempio, abbiamo fatto un'ottima iniziativa, secondo me fantastica, nella quale per la prima volta, almeno a Belluno, siamo riusciti a mettere intorno allo stesso tavolo gli ingegneri, i geometri, gli architetti, appunto noi periti, le tre categorie degli artigiani, quindi l'Appia, il CNA, poi il centro di formazione di Sedico, quindi gli edili, per un unico tema che era un tema tecnico, e da questa ottima collaborazione è nata un documento che si chiama Linea Guida
che può essere utilizzata sia dai progettisti, quindi da quelli che devono pensare, sia da quelli che poi vanno a realizzare gli edifici, gli impianti negli edifici. Il gioco di squadra si rivela come sempre un fattore strategico e vincente per affrontare inoltre le tante criticità del contesto storico attuale. Noi siamo un mondo ordinistico, quindi siamo vigilati dal Ministero di Giustizia, siamo un ente pubblico non economico, quindi seguiamo le regole della pubblica amministrazione. E abbiamo il compito di vigilare anche sugli ordini territoriali e quindi facciamo un'azione politica e anche di collaborazione, chiamiamola così, vigilanza è un termine poi troppo invasivo. Abbiamo molta carne al fuoco, è un momento particolare per tutte le professioni, quindi compresa la nostra, e stiamo cercando di interagire con la politica, quindi col governo, con il Parlamento, affinché il ruolo delle professioni, nel nostro caso delle professioni tecniche, sia valorizzato appieno e sia anche il nostro ruolo di sussidiarietà, cioè noi ci sostituiamo in qualche maniera quando presentiamo le pratiche edilizie, quando presentiamo tutta una serie di attività certificate a nome e per conto dei nostri committenti, andiamo a agire, interloquire con la pubblica amministrazione. Quindi è fondamentale un ruolo di raccordo, di collaborazione proprio con le nostre istituzioni. È un ruolo difficile, ma è un ruolo appassionante. Il mio compito poi all'interno del Consiglio nazionale è quello di coordinare un po' le attività del Consiglio nazionale e nel mio caso sono stato eletto dal Veneto e quindi rappresento una regione importante a livello nazionale, compito impegnativo, difficile, ma anche molto gratificante e spero di aver svolto almeno in maniera sufficiente in questi 4 anni e mezzo di mandato, visto che sono praticamente a scadenza del mandato quinquennale che abbiamo avuto. Noi ci occupiamo di politica di categoria, quindi cerchiamo di lavorare e migliorare sull'impianto normativo, su delle leggi che sono anche molto datate nel tempo, quindi di adeguarle a oggi. Noi abbiamo una categoria di 37.000 iscritti, di cui quasi 14.000 sono liberi professionisti, che lavorano quindi nel libero mercato, e che hanno la necessità quindi di avere il supporto degli ordini territoriali, nel nostro caso Belluno, e degli ordini anche nazionali. Stiamo cercando appunto quindi di tenere le fila e di dare la massima assistenza a ordini e iscritti. Abbiamo 26 specializzazioni rispetto a altre categorie. Noi siamo variegati perché si spazia dal mondo dell'impiantistica, dell'edilizia, del design, insomma un sacco di specializzazioni. Questo significa che diventa complicato riuscire a gestirle tutte nel miglior modo possibile con tutte le problematiche che ogni settore rappresenta. Durante l'incontro spazio anche alla Cassa Depositi e Prestiti EPPI, l'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati. EPPI, l'ente di previdenza dei periti industriali, nasce con la riforma previdenziale Dini del 1995, con l'obiettivo di tutelare e di coprire previdenzialmente la categoria di periti industriali, che fino a quel momento era una delle categorie scoperte previdenzialmente, insieme ad altre, biologi, psicologi, infermieri professionali. Nasce nel 1995, come concettualmente, il decreto legislativo del 96, la fondazione effettiva concretamente nasce proprio l'11 agosto del 97. Gli obiettivi della Cassa sono quelli di erogare pensioni, ovviamente il primo obiettivo è quello alla quale è tenuta per legge. Poi a questo si è associata dal 2004, quando è stata fatta una legge Maroni, che ha permesso all'ente di diventare polifunzionale, anche quello di erogare dei provvedimenti assistenziali, quindi previdenza e assistenza. La previdenza è obbligatoria, l'assistenza la si fa con le risorse a disposizione. Abbiamo, durante l'assemblea, abbiamo parlato di quello che è l'ente, di come è nato, di quale era anche lo storico che ha
reso possibile da un lato, anche provocato la sua nascita, e di quello che poi ha potuto fare grazie ai contributi dei suoi iscritti, in primo luogo grazie alle leggi che sono state fatte per consentire all'ente di lavorare sempre meglio, di erogare sempre più servizi sia previdenziali che assistenziali. Il tema del welfare è un capitolo che sta a cuore a tutti. Noi, se pensiamo che l'anno scorso la famiglia Italia, parliamo della famiglia Italia complessivamente, ha speso 1.000 miliardi per mandare avanti la sua baracca, e di questi 1.000 miliardi quasi il 50%, cioè più del 30%, è stato gestito dall'INPS, abbiamo in mente, e con la sanità, che è il terzo pilastro importante del welfare, andiamo oltre il 50%, abbiamo l'idea di quanto conta il welfare in questo paese e di quanto proporzionalmente conta anche all'interno della nostra cassa, insomma. Per i professionisti, inoltre, il 2023 è un anno particolarmente significativo. Quest'anno ricorre il 100° anno di riconoscimento della professione del perito industriale, come di tutti i come dei tecnici, come gli architetti, gli ingegneri, eccetera. Nel 1923, un regio decreto ha definito come devono essere regolamentati gli ordini, quindi per noi questo è un anno speciale, sia perché quest'anno, ma in particolare dal 2024, l'accesso all'ordine sarà specifico per i laureati. L'attenzione per noi è notevole, perché si parla di laureati triennali, ma anche di lauree professionalizzanti, ma anche dei diplomati, ad esempio, che stanno frequentando l'ITS, quindi l'Istituto Tecnico Superiore, dove si sta cercando politicamente, a livello regionale ma poi nazionale, la possibilità di creare un percorso ponte per poter portare non solo l'ITS a livello di laurea e quindi poter fare accedere, diciamo così, al nostro ordine, ma anche gli iscritti già all'ordine, che sono diplomati, per loro definire un percorso, diciamo così, che tenga conto della professionalità acquisite, per poi arrivare di fatto alla possibilità, con una serie di esami o con riconoscimenti di crediti universitari o microcrediti universitari con la formazione, e qui si riallaccia anche, diciamo così, le varie associazioni che danno la formazione, per poter poi farli, diciamo così, approdare alla laurea triennale. Quindi è un anno, insomma, che ci vede molto impegnati sia a livello regionale che nazionale.